I ghiacciai compiono importantissime azioni di modifica dei territori che occupano. Questo perché hanno una struttura molto diversa da quella dell'acqua liquida e quindi operano su diversi livelli. Dovunque ci sia stato un ghiacciaio, quindi si assiste a opere soprattutto di erosione e di deposizione piuttosto intensa. L'erosione può essere di due tipi. Una è quella che viene detta l'estrazione, ovvero la massa di ghiaccio è così pesante da trascinare con sé proprio delle grosse rocce, dei ciottoli, spezzare quindi la roccia. L'altra è quella più tipica con la quale si intende l'erosione, che è l'esarazione, ovvero il fatto che il ghiaccio, sfregando sulla roccia, lo consuma. Questi sono i due primi fenomeni. Durante l'era glaciale questi fenomeni erano diffusi in tutta Europa, vista l'estensione dei ghiacciai molto maggiore di oggi. Chiaramente negli interglaciali evidentemente molto minore, per quanto sulle zone più alte dei monti avviene tutt'oggi. La seconda modifica molto importante è il deposito, ovvero dopo che tutta questa roba è stata erosa, è stata portata via, è stata appunto, come si dice, estratta, esarata, eccetera, viene trascinata a valle. Normalmente i ghiacciai, specie quelli alpini più grandi, formano quelli che vengono detti dei circhi, quindi a differenza di un fiume che ha un percorso piuttosto stretto, diciamo che il circo ha un aspetto molto più tondeggiante, molto più largo. Vediamo qua, i circhi glaciali possono essere così grandi che al disgelo ci possono essere al loro interno addirittura dei laghi. La seconda cosa molto importante è il deposito, abbiamo detto. I depositi vengono dette morene e si tratta di tutto ciò che il ghiacciaio per secoli e millenni ha trascinato via via. Per cui possiamo distinguere le morene in laterali, mediane e frontali, a seconda della posizione che hanno nel ghiacciaio. Le frontali sono quelle che si trovano proprio alla fine del ghiacciaio, le mediane in mezzo al ghiacciaio e le laterali, quelle che arrivano appunto dai lati, possiamo dire, gli afflussi minori del ghiacciaio che poi si congiungono nella morena mediana. L'azione del ghiacciaio è appunto molto forte. Altra caratteristica, a differenza dei fiumi che scavano in un percorso molto stretto, di conseguenza si nota che una valle scavata da un fiume ha un percorso abbastanza netto, diciamo con rilievi non troppo alti, proprio perché il fiume non è che scava ai lati. Viceversa, il ghiacciaio scava ai lati, per cui scava verso il basso con un'ampiezza molto ampia, diametro, per intenderci. E l'effetto sono le valli tipiche glaciali che hanno appunto dei profili molto a U, possiamo dire molto alti. Una volta che il ghiacciaio si è del tutto sciolto, quindi durante gli interglaciali, notiamo che cosa è rimasto. Un esempio che vediamo in questa immagine, dove c'è un lago bloccato da una morena, quindi è molto facile capire come era fatto il ghiacciaio che prima occupava questa zona, e a cui posto appunto ora abbiamo una valle glaciale vera e propria, con un lago di origine glaciale e una morena. Quando il livello della profondità dello scavo è inferiore al livello marino, stiamo parlando di casi in cui siamo vicini alla costa, si ottiene un fiordo. Dalle nostre parti non ce ne sono quasi per nulla, mentre sono molto comuni nel nord Europa.